queste. Le mie lettere? Me lo hai già detto. Mi hai detto che sono una ventina, 10 milioni l'una. Il conto è presto fatto. Vedo che la cosa ti diverte. E continua a divertirti. Sì, abbastanza. Purtroppo se ne possono utilizzare soltanto 7. 7 soltanto? Che domani. Beh, vuol dire, amico mio, che dovrai accontentarti di un po' meno. 70 milioni sono sempre una bella cifra. Guardale bene. E allora? Non noti niente? Francamente no, le solite frasi. Manca qualcosa. A me pare che ci sia tutto, anche fin troppo. Tutto quello che ci poteva mettere dentro una stordita ragazza di provincia che incontra un uomo più vecchio di lei, ma ancora abbastanza fascinoso. No, mi sembra che non manchi niente. La date. Per il resto avresti anche potuta scriverla l'altro ieri. Non c'è nessun riferimento, né all'epoca, né al luogo. È naturale. L'amore è senza tempo. Ricordi quando l'hai scritta? Ricordi dove? No, e non mi interessa. Si parla di un albergo. Abbiamo vissuto quasi sempre in albergo. In un albergo ci siamo conosciuti. Ed è in una stanza di albergo, anzi, di un sordido garni, molto peggiore di questo, che mi hai piantato senza un sogno. Questa deve appartenere ai primi tempi, quando potevo permettermi il lusso di una carta colorata, pesante, carta a mano. La stessa che useresti adesso se dovessi scrivere ad un amante. Adesso? In questi giorni? Per esempio, a me. Senti come tutto quadra. Tu ritorni a Roma, sei a Roma di passaggio. Ecco, immagina per un momento che noi due ci incontriamo in via Veneto o altrove. Di colpo i ricordi ti assalgono, la nostalgia ti afferra. Mi domandi dove abito, ci rivediamo. Ecco, è esattamente come scritto nella lettera che hai appena scorso. E ti faccio pervenire le mie ardenti missive servendomi di un fattorino del Grand Hotel. No, no, è qui che ti sbagli. Allora ti servivi di questo mezzo. Oggi invece usi la posta, la imbuchi. Come dire che la data è la stessa del timbro postale. E tu hai fatto tutto questo? Io ho fatto semplicemente questo, solo questo. Me le sono rispedite al mio indirizzo, qua, pensione Elisa. Nome, cognome e indirizzo sono scritti a stampatello. Già, sono scritte a stampatello. Ma io credo che si possono trovare mille ragioni per questo. E poi penso che la persona alla quale potrebbero finire in mano non si soffermerebbe a cercarne neppure una. O per scrupolo ho usato lo stesso tipo di inchiostro, verde. E poi ho dovuto girare mezza Roma per trovare una penna di quel tipo. Beh, non pensi che non meriti neppure un bravo? Non sarà la prima volta che fai questo giochetto. Sì, ma a te che ti importa? Niente.